Stefano. David Di Donatello, 2014, al miglior film va... Il capitale umano di Paolo Virzì. Tutti gli attori del Capitano Umano, Valeria Polino, Valeria Tedeschi, grande, Fabrizio Cifoni, Fabrizio Bentivoglio, sarete tutti qui a festeggiare, Carlo Del Brocco, Rai Cinema, tutti, è la grande festa del cinema italiano, prego, godetela! Grande, 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 bella, complimenti. Francesco Bruni, Francesco Bruni, sono tutti. Boia, grande. No, sono molto emozionato, posso parlare, posso dire in italiano, in inglese? In livornese. Davvero, era già una bella festa essere qui, come si dice nel gergo del cinema, tutti i reparti rappresentati e nominati, ecco i costumi, per l'appunto gli effetti speciali, la scenografia, ed era già un grande regalo, quindi oltretutto condividendo, grazie ai produttori che sono qui, grazie alla Money Film, i nostri coproduttori francesi che sono seduti in sala e che sono state, se volete, perché per... Pourquoi tu viens pas ici? Merci. Grazie. Quanti complimenti a questa stagione di film. Siamo questa strana etnia, noi italiani, che... Insomma, alterniamo l'oscuramento agli improvvisi esploit miracolosi. Anche quest'anno non ci siamo smentiti, abbiamo celebrato la morte del cinema italiano verso novembre, dicembre, gennaio, poi abbiamo festeggiato la rinascita del cinema italiano come tutti gli anni, d'altro canto, e quindi io sono molto orgoglioso di far parte di questa strana, buffa, eroica, valorosa comunità. Ci tenevo così in realtà a festeggiare anche Paolo Sorrentino, sono contento che abbia preso almeno l'altro premio, dopo andiamo a festeggiare insieme, l'avremmo fatto anche se avesse vinto Sidney Sibilia, anzi a loro, ai cinque meravigliosi esordienti di quest'anno che dedico questo premio, perché loro sono... Grazie, miglior film, miglior film, il capitale umano di Paolo Virzì.